Ebbene, la superficie della civiltà fiorentina tra il 5 e il 600 erano rese increspatissime di una brezza foriera, di un rovesciamento dei tempi storici, che magari nelle correnti profonde era meno avvertibile, scusate. Nel suo stabilirsi come decadenza politica in situazioni che superavano le possibilità delle singole situazioni locali, indebolendo la radice di azione dei vecchi centri di potere, ma contemporaneamente allargando annesse conoscenze specifiche. Ed era meno avvertibile proprio perché queste correnti profonde erano depositarie della lunga durata della storia, cioè di una storia i cui esiti risultano ancora nascosti negli eventi finitimi. In definitiva, i tempi dell'arte non coincidono con i tempi storici della società che li produce, ma quando sono preannunciatori di sviluppi che intanto si svolgono più lenti, nel profondo, quando sono eredi di una decadenza che prosegue sì come depotenziamento dell'arrangiamento politico, ma altresì come disseminazione di semi da affidare all'oscura provvidenzialità degli eventi infieri. Questa cazzo di carte bancarie. Il fiore, dopo il suo espandersi nei colori più vividi dei propri petali, è anche l'organismo naturale che dal colmo del suo fiorire, prossimo al proprio decadere, deriva il polline di un nuovo futuro. Insomma, voglio dire, le metamorfosi storiche non possono essere giudicate nella loro entità solo attraverso una miopia che separa e localizza troppo questa profondità, questa profonda, scusate, pulsionalità storica. Attraverso decadenze economiche che nella loro endemicità finiscono per proporre a rinnovarsi del tessuto sociale in proporzioni più vaste o anche solo diverse da quelle acquisite e che hanno finito il loro carattere produttivo come entità o autonome e centri di potere, non certo la loro seminalità generativa. Uscire dal Rinascimento e entrare nella fase tormentata e ambigua del sorgere del